questo viaggio del drone virtuale di Paolo Dal Prato andremo all'Isola d'Elba e ci accompagnerà Laura Pagliantini, un'archeologa che conosce molto bene l'isola e soprattutto la Villa delle Grotte. Ciao a tutti, sono Laura, sono un'archeologa e mi occupo da alcuni anni della direzione scientifica del Parco Archeologico della Villa Romana delle Grotte. Andremo oggi virtualmente a visitare una bellissima villa romana costruita alla fine del primo secolo a.C. sul promontorio che si affaccia sul Golfo di Portoferraio, a dominare tutto il braccio di mare che separa l'Isola d'Elba dal litorale di Piombino. Per la sua posizione e la sua caratteristica architettonica può essere annoverata tra le lussuose ville marittime che nello stesso periodo costellano anche le altre isole dell'arcipelago toscano e che vennero costruite da nobili esponenti delle classi aristocratiche di Roma per il loro riposo, per il loro svago, lontani dagli impegni politici della capitale. L'edificio, che si estendeva su una superficie di circa 2 ettari, era ripartito su 2 livelli. Sul pianoro si trovavano la parte residenziale affacciata sul mare e un grande giardino rivolto verso i fianchi della collina. Il piano inferiore era invece costituito da una doppia struttura di terrazzamento dotata di volte che circondava la villa sui 3 lati panoramici. Ma il punto più scenografico era la grande piscina posta al centro dell'area residenziale, percorsa da un grande condotto in muratura e circondata su 3 lati da un ampio giardino e da un portico colonnato. La villa era inoltre dotata di un piccolo quartiere termale privato, raggiungibile attraverso una scala, dove erano presenti le stanze per la sauna, il calidarium, e quelle riservate ai bagni freddi, il frigidarium. La Villa Romana delle Grotte venne probabilmente abbandonata alla fine del primo secolo d.C. Da allora, nonostante i danni recati dal tempo e soprattutto dall'uomo, i resti della villa si ergono ancora maestosi sulla rada di Portoferraio e si offrono ai visitatori per raccontare la loro storia millenaria.